giorno che è stato scoperto quello schermo è stato uno dei giorni più belli degli ultimi 10 anni. Nei depositi mi hanno lasciato veramente rufolare dappertutto. Questo fa parte di una sala da ballo, esistono altri, quindi è un insieme per una sala da ballo, esistono altri 4, cioè 3 divanetti con le relative poltrone e declinano il tema delle danzatrici, le danzatrici che vengono dalla villa di Cicerone, che vedremo poi lì, quindi quelli sono gli affreschi della villa di Cicerone. Un secondo per concentrarci per un attimo sulle porcellane della Real Fabbrica della Porcellana, sapete, una delle grandi manifatture d'epoca borbonica, il servizio dell'oca con i grandi paesaggi del regno e la geliera con alcuni piatti da portata con le vedute di Pompei, quindi vi fa capire anche quanto proprio l'immagine di Pompei entri prepotentemente nella grande manifattura settecentesca, il bellissimo servizio del Duca di Martina con la tegliera, con l'eruzione e le immagini con le ballerine, i centauri e le centauresse, di nuovo questa serie di vasi della gestione Poulain con le danzatrici e i modelli declinati in biscuit dei decori dalla Basilica d'Ercolano. Per tutto il Settecento Ercolano e Pompei si sovrappongono come tematiche, anche perché viene tutto dalle stampe delle antichità d'Ercolano esposte. Alle nostre spalle invece sempre l'idea del motivo e della derivazione, un modello per un centrotavola che esce fuori anche lui da Capodimonte, mai presentato prima, solo pubblicato in bianco e nero, probabilmente anche lui di Albacini, e il modello del centrotavola possiede una riduzione in scala dei templi e delle attività di Pompei ed Ercolano. E queste sono le bellissime danzatrici centauri e satiri che hanno invaso la cultura del Settecento, liberando appunto, come vi dicevo prima, il corpo femminile dal corsetto e vestendolo con abiti di mussola bianca leggerissimi con delle trasparenze che verranno immediatamente messe alla moda dalle grandi preziose del Settecento, appunto Récamier, Madame Récamier, Josephine, Lady Hamilton, portando la moda all'antica fino a quella che sarà la moda impero, che ha liberato appunto anche la gestione delle donne incinta, chiaramente aiutando molto la vita femminile.